Volevo provare a fare questo piccolo esperimento, diciamo, dove praticamente ogni demone che incontro faccio una ricerca e poi magari vado nella wiki, leggo comunque quelle cose, poi magari quello può essere un punto di partenza se la cosa prende piede. Però comunque per ora sono arrivato, tu l'hai giocato, penso, sono arrivato a Roppongi. Quindi adesso devo sconfiggere il barone nero e prima però volevo andare a recuperare l'incenso dell'anima per la ragazza dell'Oiro. Il primo veramente no. Ah! Non l'hai giocato. Sai che secondo me probabilmente tu lo sai già, però il primo secondo me ha questo mito, quest'aura di gioco molto difficile, però secondo me siccome i demoni non aumentano di livello e non assumono nuove abilità o magie, non ereditano niente, è molto molto facile per me almeno, o comunque secondo me, fare delle scelte. Per esempio a volte becchi un demone, adesso magari lo vediamo, becchi un demone che magari ha solo attacchi fisici, quindi solo extra, non hai controllo, non ha senso tenerlo. Anche se è molto meglio avere qualcuno che magari ha un po' meno di forza, secondo me, che però magari anche, che ne so, Tarukaja, Tarunda, quelle cose lì. Il 3 nella versione HD. E quello ce l'ho anch'io, non l'ho cominciato ancora perché non vorrei cominciare più Shin Megami contemporaneamente, mi sembra un po' troppo. Comunque adesso, visto che ci sei almeno tu, partiamo. Ripeto, non durerà molto l'esperimento. Il controller funziona, perfetto. Tu l'hai giocato un po', mi sa, mi ricordo che eri appassionato. Nella Limited giapponese. Ah, sei uno dei pochi che si è preso. Quanto è grande il cubo? Mi ricordo. Qua non so qual è il salvataggio, ma non è un problema perché faccio così. E sono sicuro di qual è. Va bene, allora, per guardare la chat. È piccola, ah. Le misure più o meno non perché dentro c'era qualcosa dentro, mi ricordo, qualcosa che, non so, qualcosa simile a un portachiavi o cos'è che c'era dentro? Ora adesso so che devo tornare a Shinjuku. Siamo a Roppongi. Ciao Matteo, buonasera! Devo andare a Shinjuku. Com'è il volume del gioco? Allora, il gioco si diminuisce automaticamente quando parlo io, quindi se io sto in silenzio dovrebbe alzarsi di un po'. Non tutto perché i giochi vecchi sono arrogantissimi come volumi, vi spaccherei le orecchie. Adesso per esempio se io non parlo, pensate che sia alto. Vi dico che è al. Il gioco è al 27%. Sono ok, grazie, perfetto. Sì, volevo fare questa cosa così almeno quando non parlo io si riprende un po'. Colonna sonora, artbook, gioco, una lampada profumata. Io adoro gli artbook, scusa. Non so se conosci questo volume. Per esempio, Edoardo, di cui tra l'altro faccio uno shoutino, che lui è super appassionato, anche lui era con noi. Nella puntata Sushi Kamita Mensei, il terzo, facciamo uno shoutino a Calif Gaming, che stasera non è con me perché ovviamente giustamente impegni venerdì. Ma Matteo ormai si è fissato anche senza giocarlo alle musiche di Shin Megami Tensei, e anche per colpa mia. Cosa volevo fare? Allora, volevo farti vedere il libro, sì. Questo libro si chiama Akuma Jiten del 2003. Allora, le prime 200 pagine sono artwork e caratteristiche e modello in gioco di Shin Megami Tensei 3. Il resto delle pagine sono tutti gli sprite dei demoni con caratteristiche, nota, descrizioni anche delle curiosità che ci sono anche per quelli di Shin Megami Tensei 3, ma tutto in giapponese. Si chiama Akuma Jiten, cioè il dizionario dei demoni. Sono 600 pagine, di solito si trova $80, io l'ho trovato a 40 con un paio di pieghine, ma le pagine vanno bene, quindi non mi dispiace. Non so se lo conoscevi questo manuale, alcuni artwork sono veramente belli, per esempio questo sono particolari, non si vede, alcuni invece purtroppo sono abbastanza, fa abbastanza cagare, ne faccio vedere uno subito. Questa è la sezione Shin Megami Tensei 3, tra l'altro alcuni pixie per esempio, questo è pixie nella mente di chi l'ha disegnata, questa è pixie, scusa sto cercando di capire come posizionare, ecco, questa è pixie. E così è come nel gioco. Poi ci sono anche artwork che fanno abbastanza, sono abbastanza brutti, per esempio. Diciamo che non c'è una coerenza di fondo, alcuni sono visibili proprio che sono fatti da persone diverse. E ovviamente quando cerchi una cosa non la trovi. Questo
Tra l'altro qua c'è anche Amaterasu. Sì, Amaterasu. Per capire cosa c'è sotto l'ombrello di della parola demone in Shin Megami. Prendono veramente di tutto. E questo è molto affascinante, può dare fastidio a un credente, a un fervente credente cattolico, perché per esempio, ve lo dico, penso che sia un problema se uno vuole giocarsi Shin Megami Tensei 2, penso che lo farebbe lo stesso. Il boss finale è Yahweh, cioè è Dio per noi praticamente, insomma. Tra l'altro questo mi fa ricordare una battuta che durante la puntata di Castlevania di Vampire Killers, che no, scusate, Cino Rondo, che per scherzo qualcuno aveva scritto in chat: io comunque sto ancora cercando manga dove il protagonista non voglia uccidere Dio. E comunque, e per esempio, questo non è il massimo, non è il più brutto, però già questo come stile non mi fa impazzire, ecco. Magari è un po' simile a delle pitture, non so, antiche cinesi, non so, dicendo stronzate, però comunque è un tratto più semplicistico, a me non fa impazzire. Comunque, Akuma Jiten, se vi interessa. Mettiamolo qua per ora. Allora, partiamo veramente, scusate. Allora, partirei facendo questo esperimento con i demoni che ho nel party, perché l'idea appunto è quella di andare a curiosare su queste creature appunto soprannaturali, queste entità soprannaturali prese un po' da tutti i folclori. Allora, il primo è Gozuki. Gozuki è il compagno di Mezuki, che ha la testa di cavallo, lui invece ha la testa di bue. Lui, mi ricordo che avevo letto che era uno dei guardiani dell'inferno, mi ricordo se nella cultura cinese o anche quella giapponese, guardiamo subito. Tanto, dopo adesso vi metto anche l'artwork più carino, diciamo, rispetto a quello di gioco. Copia indirizzo dell'immagine e dovreste vederlo adesso, devo fare un po' di giri, scusate. Eccolo qua. Questo qua è l'immagine, vedete, ho provato a metterlo vicino comunque a quello originale. E andiamo a leggere. Allora, Gozuki è una creatura mitologica cinese. È un essere dalla testa di bue. In realtà, aspetta, adesso lo cerco perché a volte mi confondo spesso. Bue, sì, era giusto. Bue, Ox. Che ha il compito di tenere, insomma, di tenere dentro, immagino, gli spiriti dall'aldilà. Di impedire comunque appunto a loro di scappare prima che la loro pena sia conclusa. Il nome è presente in giapponese, sia nella mitologia cinese e giapponese, e il demone è noto come Newtō, appunto testa di bue. È uno dei due guardiani dell'aldilà, ed è insieme a Mamiyan, che infatti qua è presente come Mezuki. Mezuki è l'altro che non ho, ma era una possibilità di fusione. Mi dice anche qua: Mezuki è un demone con la testa di cavallo. Ve lo faccio vedere subito. Va via il bue e arriva il cavallo. Dovrebbe funzionare, perfetto. Mezuki. Okay, fa parte del folklore cinese insieme a Gozuki, lavora nell'aldilà sotto King Emma, che anche qui è in grassetto, quindi è presente, però adesso non leggiamo tutti i collegamenti, se no ci fermiamo qua. Tortura i dannati con punizioni letali, si presume che però i dannati non possono morire, quindi è l'eterno, un po' come descritto da Dante, no? Quando sono riportati in vita, esatto, continua di nuovo la tortura come se nulla fosse. Il nome è presente nella mitologia cinese e giapponese è noto come Mamiyan, uno dei due. Qui non è particolarmente ricca, alcune sono molto più dettagliate. Apollo con i design di Persona 2 è superiore a quello di Shin Megami Tensei 2. Apollo, so che in realtà sai che non so di cosa stai parlando, lo cerco subito, perché voglio capire. Perché purtroppo io sto giocando il primo, ma non ho altri. Ho provato il 4, giusto per curiosità. E mi è piaciuto l'inizio. E un po' il 2 anche, per curiosità. Però adesso voglio finire il primo e poi il terzo. Insomma, con calma, perché sono un neofita. Shin Megami Tensei, scriviamo Apollo. C'è, sì. Ah, ok.
qui ci sono anche le varie versioni. Questo è... Ah, è quello con la maschera, presumo. Persona 2, sì, è quello con la maschera. Fa già, è già un po' più appunto nello stile di Persona, in cui più che di demoni si parla, penso in tutta la serie, correggimi se sbaglio, ma si parla di ombre e non di demoni. Perfetto, faccio vedere un attimino, grazie. Facciamo vedere un attimino. E poi passiamo al prossimo. Ma le musiche sono belle, perché ci stiamo un po'. Eccolo qua. Guardate, 3, 2, 1 e non c'è più. Qual è il prossimo? Vediamo subito. Purtroppo qua il gioco non è intelligente, quindi ogni volta torna indietro. Orbas. Ecco, vedete, io ho questa strategia che non tengo demoni esclusivamente di mischia, perché siccome gli slot sono solo 3 e, come ho detto prima, non livellano, non imparano nulla, non ereditano nulla, un demone è solo mischia, per me è veramente inutile. Per esempio, dopo magari vi faccio vedere un esempio che si chiama Rakshasa, che è qua di livello 48. Ah, mica 48, sì, però solo attacchi extra vuol dire che tu fai extra e te ne prende uno a caso, non hai controllo. Preferisco uno che picchia un po' di meno, ma che abbia anche del supporto o cura, comunque un misto, ecco. Cerco di mantenere questo equilibrio. Allora, Orobas era un altro, mi sembra, cinese, vuol dire una cavolata. Perché qua a volte traslitterano i nomi in giapponese, quindi dici Mezuki, ah, Mezuki è giapponese, no, in realtà arriva al cinese. Ecco, questo è interessante, mettiamo l'immagine, anche questo è cavallino. Anche questo è cavallino, mettiamo qua. Eccolo, si vede, non si vede perché ho tolto la spunta, eccolo qua. Orbas. Orbas, allora, stando the lesser key of Solomon, quindi la chiave inferiore, letteralmente, non so, ci vorrebbe Aku qua, che salutiamo, di Salomone, Orbas è il 55esimo spirito demoniaco e un principe molto potente dell'inferno, quindi nostro, presumo, che poteva dare a chi lo evocava delle informazioni esattissime sul passato, sul presente e sul futuro. Poteva donare onori, riconciliarli con i nemici e proteggerli dall'essere tentati da demoni. Ah, questo è interessante, quindi già qua si profila appunto una natura non necessariamente maligna. Poi giochiamo, ve lo prometto, magari dopo questo vedo se gli altri... Beh, ne manca uno, perché quello che è nel party è uno, quindi ne manca uno, dai. Non ingannerebbe mai nessuno. Comanda 20 legioni di spiriti, 26 stando Harley, 6483, penso sia una fonte, non un nick, ma proprio, penso, un appassionato di occulto. Considerato il meno, però questa fonte è considerata la meno, diciamo, appuntabile, considerabile, affidabile dei manoscritti. Si dia anche risposte veritiere riguardo le divinità e la creazione del mondo. Orobas è fedele a chi lo evoca, cioè noi in questo caso, non permette a nessun spirito di tentarci e non inganna, perché questo l'ho detto prima, non inganna mai nessuno. È mostrato come un cavallo che cambia forma in un uomo sotto richiesta dell'evocatore. Il nome potrebbe derivare dal latino Orobias, che è un tipo di incenso. Interessante. Vabbè, come ho detto prima, boss finale di Symphony of the Night 2, insomma, lì è proprio un clash culturale terrificante, è uno dei motivi per cui non è mai uscito. Ma chi è quel boss finale con gioco lì? Dio, come dire, sì, ci interessa, mi ha preso un po' tutto, ho capito, ma no. È così. A noi ci piace far così. C'è una mitologia comune tra due giochi? Beh, sì, tutti e due fanno riferimento a figure di vari folklore, sì, esattamente, prendono un po' da tutto, anche dal Giappone, anche dalla folklore giapponese. Infatti, io so che durante lo sviluppo dei primi giochi, forse anche dopo, andavano regolarmente ai templi a purificarsi, perché magari andavano a toccare, ad esempio, Amaterasu, la dea del sole, la mettevano nel gioco. Dice, vabbè, mi ha messo del materasso, oppure mi ha messo uno spirito particolarmente cattivo, per esempio il demone lanterna, che non so se c'è in Shin Megami Tensei, non è Jack Fire, Jack Willow,
Non mi ricordo come si chiama. È da un po' che non. Fire Jack, forse. Comunque non è lui. Pyro Jack, bravo, scusa. E vedi che sono un neofita. Non è lui, comunque. Comunque sì, prendono entrambi spunto da tutto. Solo che Shin Megami Tensei li chiama demoni, se il termine usato qua è veritiero, quindi Akuma. Il che è interessante perché in realtà la parola Akuma denota malvagità. Cioè uno dei due kanji è quello di malvagio. Quindi forse non so se l'hanno fatto solo per questa raccolta, per renderla un po' più accattivante. Non saprei, bisognerebbe vedere il gioco in lingua originale. Comunque. Guardiamo l'ultimo e poi partiamo, eh. Andiamo a prendere sto benedetto incenso. Ah, questo è bello. Questa è. No, questa però non è nel party, scusate. Quella è Kushinada, che era giapponese, la dea della fertilità, me lo ricordo. Kushinada Hime. Che è un barile di mana. A parte questo, non è molto altro, infatti, non l'ho quasi mai usata. La cosa più interessante che ha è Stoma, ovvero impedisce, fino alla nuova fase della luna, a tutti i demoni di livello inferiore a quello del protagonista di, insomma, di provocare scontri. Molto utile quando magari devi uscire da un dungeon assurdo. Ma ci sono anche altri incantesimi simili, per esempio Trafora, che invece ti porta direttamente all'entrata del dungeon. Sì, Matteo. Certo. Comunque, scusate, Citri, l'ultimo. Citri, lui non l'ho cercato, mi sembra. Adesso mettiamo anche l'immagine. Poi magari quando farò le dirette anche con qualcuno saranno un po' più, in senso in compagnia di qualcuno saranno un po' più anche insomma fluide, perché adesso io devo qua cercare, leggere, quindi invece se fosse per esempio ci fosse come Edoardo o Aku, io potrei continuare. E insomma, intanto ci acculturiamo. Se cerco Citri però non mi trova niente. Si vede che è una traslitterazione del cavolo. Forse Citra? No. Citra è un personaggio? No, non so chi è. Cerco Citri, vediamo così. Non trova. Strano. Questo purtroppo non lo trova. Scritto così. Tenen. 4-5 quarti. 5 quarti. Dove conto 4 quarti? 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. No? Comunque, togliamo di mezzo l'artwork. Scusate. Andiamo. Ok, ha fatto il ritorno di un demone che non è comparso dopo P2. Dici sempre Citri o quello. Qualcun altro? Comunque, andiamo. Allora, adesso siamo a Shinjuku. Io, tra l'altro, ogni tanto posso accelerare l'emulazione, molto utile. Però l'audio ovviamente si glitcha. Questo è Haunt Ghoul, non lo cerco neanche perché mi sembra molto generico. Basta un attimo il volume da me. Sbagliato. Ok. Che facciamo auto perché sono, dovrebbero essere semplici questi qua. Però giusto per controllare che la routine di auto sia giusta. Ho sbagliato. Gun, attacca. Qua accelero. Vabbè, no, lasciamo sentire la musica, Matteo. Così che stanotte non dormo. Perché non si va? Ok. Ok, auto. Ok. Ah, questo è interessante. Lemur. Questo è interessante, lo metto subito. Questo anche fa parte dell'ondata del primo boss serio, diciamo. Che ci sono andate a colpi di due tipi di demoni. E lui è uno di questi. Mettiamo l'artwork. Sembra quasi un cespuglio con la faccia. Mi anticipo che questo deriva dal folklore della Roma antica, se ricordo bene. Sì. Ok. Doppio. No, ho sbagliato. Facciamo vedere. Allora, Lemur. Sì,
Sarebbe interessante un remake 3D del primo Shin Megami Tensei. Sì, beh, avrebbe sicuramente senso, perché comunque è un gioco che ha i suoi, insomma, problemi, però secondo me se aggiungono i demoni che aumentano di livello e ereditano, imparano, per me diventa paradossalmente più difficile, perché è più difficile fare delle scelte, secondo me, così. Perché dici, cominci a dire, vabbè, ma questo magari poi va avanti, qui invece sta roba non esiste. È molto più facile, insomma, scartare di alcune creature. Allora, spirito malvagio della mitologia antica romana. Rappresentano spiriti vendicativi che non hanno avuto una sepoltura degna, dice in vita, ma insomma, sepoltura in vita, non so. Lemurs erano senza forma e associati con l'oscurità e la minaccia a essa associata. Nella Roma repubblicana imperiale. I giorni del 9, 11, 13 maggio erano dedicati al placare questi spiriti nelle case. Ah, tra l'altro, Lemuria è una città da cui deriva. Il capo della casa si alzava a mezzanotte e gettava dei fagioli neri dietro di sé con sguardo furtivo. I lemur si pensa che insomma, se li mangiassero, quindi si distraevano e poi andavano via. Tra l'altro nel gioco ci sono anche i larve, che sono identici ma hanno la criniera nera, infatti qua dice si crede che abbiano la stessa origine etimologica, in quanto entrambi sono descritti come spiriti vendicativi che vagano, che terrorizzano i viventi. Carl Linnaeus lo descrive come un essere simile allo stadio larvale degli insetti. Ah, quindi questo magari si sono presi un po' di. C'è il concetto di guscio, diciamo di bozzolo. Quello sì, però il teschio è. E quello lì è un po' più di fantasia, magari. Però comunque ribadisco che il primo Shin Megami a volte mi dà quasi l'impressione che ti tenga per mano. Perché, per esempio, io ero arrivato in un'area e praticamente il gioco mi proponeva i demoni. Che erano le scelte migliori delle fusioni che potevi fare prima, cioè con i demoni che avevi prima. È un po' come se ti seguisse, no? Se volesse sempre assicurarsi che tu abbia i mezzi giusti insomma, per essere all'altezza delle sfide. Alla fine, i giochi comunque banalmente sono anche fatti per essere finiti, quindi io sono partito proprio quasi da zero. Ho fatto un paio di cavolate, per esempio, non capire cosa serviva la magnetite, che chi arriva da persona o che chi arriva da persona o anche dai Shin Megami Tensei dal 3 in poi. Può perdersi perché sta concetto non esiste. In pratica ogni passo che fai nel dungeon, scusate, ha un costo di magnetite, quindi devi stare attento. Più sono forti, più il party è forte, più costa a ogni passo. Tra l'altro in questo gioco ogni volta che esci da una porta c'è il 50% di possibilità di incontrare un demone. Quindi questa è un'ottima cosa da sapere se si va a caccia. Quindi tu magari vuoi va a caccia di un demone in particolare, cominci a entrare e uscire dalle porte e ogni volta che entri e esci hai il 50% di beccarti uno scontro. Da evitare ovviamente quando invece è il contrario. Quindi siamo messi bene, beh, ci hanno attaccato Sitri, vabbè. E adesso devo andare da Rex, però una scappatina magari all'Ier. Loro sono la squadra suicida che va per il sottile col nome di Gaian. Sto accelerando il gioco, se vi chiedete cosa sono tutti sti scorreggine, è perché accelero il gioco. Col tasto magico R3 che ho segnato. Molto utile quando si provano fusioni o quando vai allo shop perché ho una cosa alla volta, puoi comprare una cosa alla volta, puoi vendere. E lì si accelera e si mette back. Una volta ho fatto così, devo organizzare il party, ho messo back e ho mutato il gioco, perché sennò sarei uscito fuori di testa. Ecco, lui è un umano, che tra l'altro fa un po' grosso guai a Chinatown. E gli umani, ho scoperto che puoi farli unire al party. E sono praticamente dei jolly, perché se tu provi a unirli coi demoni, il risultato è sempre un punto di domanda. Cioè, non è veramente casuale, è casuale, ma è casuale in una lista predefinita di risultati. Quindi se tu ti metti lì, se vuoi perdere tempo, e trovi uno casuale che ti piace. Però magari non sai cosa potrebbe esserci dopo. Una volta che sai,
quale vuoi, ti metti lì a accelerare il gioco e dici provi, 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 alla fine ti ritrovi quello che ti piace e te lo prendi se necessario. Qui ti dice Talk, ecco, questa è una cosa bella, ovviamente un pilastro da sempre della saga, fin da Megami Tensei. Talk, però ha la luna piena e non ne voglio sapere niente. Vabbè. Adesso evito di accelerare il gioco, qui c'è la mansion. Healer. Qui curiamoci giusto tanto per. E a volte lo uso anche per accelerare le transizioni dei menu. Allora, devo andare da Regs, che è un negozio. Che non è un negozio però che si trova nella piazza a quattro piastrelle, vedete qui in mezzo, c'è una piazzetta, diciamo. E dopo un po' che giochi a questo gioco, cominci a vedere piazze anche dove altri non vedrebbero nulla, perché ormai tutti questi corridoi, queste porticine del cavolo. Una cosa allucinante. Però ti abitui. Tra l'altro la mappa gira, la mappa è sempre orientata dove stai guardando. Che può essere disorientante all'inizio, però è molto utile dopo perché purtroppo non essendoci la freccia che indica, questo ci sarà già nel 2 mi sembra, non vedo una cavolata, nell'if sì, nel 2 non lo so, però serve insomma. Comunque qua dobbiamo uscire di qua. La direzione era questa, non mi ricordo, perché sono due uscite, forse era l'altra. Anche questa è bella. Sì, era l'altra purtroppo. Penso proprio di sì. Chi è? Questi sono dei demoni che sono rimasti dall'inizio. Sono di un livello veramente micragnoso. Appaiono qua così, perché siccome non mi darebbero nulla, proviamo a parlarci. Oh, sta ridendo. Coloro se ridi di più ti dicono: ah, tu mi piaci, di solito sono quelli più impulsivi. Ah, sei proprio un bastardo, eh? Si sta prendendo in giro, continua a ridere, dovrebbe funzionare. Ah no, scherzavo. Scusate. Comunque vedete, sventagliata, fini. Anche lui non vale la pena parlarci. Allora, purtroppo. Esatto, qui c'è l'uscita, quindi devo prendere l'altra. Accelero, eh. Tadadà. Altro sta musica accelerata poi fa scappocciare, ve lo faccio sentire. Scusate. Prima normale, poi accelerata. Va bene, accelerata. Chi è questo? La Rusalka. Questa la cerchiamo. L'ho avuta in realtà. No, non ce l'ho. L'avevo ottenuta all'inizio con una fusione a 3, poi però è diventato comune. E lei era utile perché aveva curava e aveva anche incantesimi di buff. Cerchiamo Rusalka. Questa mi sa di Indu. Vediamo. Allora, l'artwork di Devil's Children anche no. Ce n'è uno più decente. No, perché forse non è apparsa in altri capitoli. No, questo non lo faccio vedere, che è terrificante. Questo è troppo piccolo, questo è troppo piccolo. Purtroppo ce lo teniamo così. Però, ah, Rusalka c'è un po' da dire. Rusalka? Ah, è della mitologia slava, interessante. Rusalka è una figura femminile malvagia, presente nella mitologia slava, solitamente associata all'acqua. Il termine Rusalka era un titolo usato dai pagani slavi. Che era una parola che era legata alla fertilità e non, infatti non la consideravano malvagia fino al XIX secolo. Venivano, insomma, venivano fuori dall'acqua durante the water in the spring, quindi dall'acqua dal spring qua, forse le terme, o non so se intende le terme o la stagione, forse la stagione perché mi sa un po' di natura. Uscivano dall'acqua in primavera per donare un composto che ridava vitalità ai campi e quindi aiutavano la crescita dei raccolti. Per
Stando alle versioni del XIX secolo, la Rusalka è un essere inquieto e pericoloso che non è più vivo, è associato a uno spirito impuro. Le donne giovani che commettevano suicidio tramite l'annegamento a causa di un matrimonio infelice o che erano insomma, uccise in questo modo contro la loro volontà, devono vivere il tempo loro rimasto sulla terra come Rusalki. Tuttavia, il folklore slavico delle origini suggerisce che non tutti gli eventi legati alla Rusalka erano legati alla morte, al fatto di morire in acqua. L'anima di una giovane donna che è morta o vicino a un flusso d'acqua, comunque a un posto con l'acqua, insomma, un fiume, un lago, non so, tornerebbero per si dice, per perseguitare quel passaggio preciso. Questo tipo di Rusalka non morta non è malvagio, e poteva essere lasciata morire in pace. In caso la sua morte venisse vendicata. Il suo scopo principale, tuttavia, era quello di adescare giovani uomini, se sedotti dal suo aspetto, dalla sua voce, nelle profondità dei cosiddetti, insomma, corpi d'acqua in cui era successo il fattaccio. Body will become... Ah, il suo corpo, insomma, prima, scusate, ho saltato un pezzo. Ah, e legava i piedi con i suoi capelli lunghi e rossi per annegarli. Il suo corpo diventava subito scivoloso e non permetteva alla vittima di usare il corpo come leva per raggiungere la superficie. E poi e quindi aspettava fino alla morte della vittima. O in qualche modo, a volte, li solleticava a morte e mentre rideva. Di solito Rusalka è considerata, si pensa che rappresenti la bellezza universale e che questo le rende molto temute e rispettate. Per quanto il folklore spesso dica che le Rusalka non possono stare completamente fuori dall'acqua, alcune opere di finzione, insomma, narrano di Rusalki che potevano arrampicarsi sugli alberi e cantare delle canzoni, sedersi lungo dice la banchina, tenendo solo i piedi sotto l'acqua, mentre si pettinavano i capelli, o anche unirsi a altre Rusalka in danze, insomma, mentre danzavano in cerchio nel campo. Dovrei per giorni. Adesso mi do una regolata, sennò dura troppo. Però Rusalka era bello, mi ha colpito quando l'ho visto. E tra l'altro è molto. Vi faccio vedere. Dovrei avere nel comp, cioè il Devil Analyze. Esatto, l'ultimo, quindi è qui. E vedi, Marinka fa Charm, quindi non. Charm mi sembra che fa attaccare. Può far attaccare per un turno i compagni. Quindi se tu scegli un'azione per qualcuno sotto Charm, c'è la possibilità che usi quell'attacco invece sul tuo party, o comunque sul party nemico, ovviamente, se è lì, se mi ricordo bene. E poi diarama e media, solo cura, però comunque all'epoca era buono, aveva anche abbastanza mana. Allora, andiamo da Rag, corriamo. Chi è ancora un ghoul inutile? Questo è interessante, scusate. Momonofu. Momonofu è un ottimo demone di livello 24, molto versatile, perché mi sembra che abbia solo roba di buff e debuff, quindi molto buono, soprattutto per i primi boss. Momonofu. Momonofu, sì. Questa immagine la mettiamo perché è bella. Ho sbagliato. Eccolo qua, qua è di fianco. Momonofu. Speriamo che non sia troppo lunga. No, sono 3 righe. Allora, i Momonofu sono i seguaci e i guardiani del dio Ara Habaki,
dell'antico dio giapponese Harahabaki. E sono un tipo di Shikigami. Alcuni ritenevano che fossero il prototipo e cognato di Momotaro e Momonofu. Lui cos'è, scusa? Momonofu, non Momonofu, Mononofu. Vabbè, è molto facile confondersi. Tanto dice Mononofu, come, same, cioè, vale come samurai. Ed è scritto in questo modo. Vabbè, comunque, Mononofu, ottimo demone. Se volete giocare Shin Megami Tensei, non so come si barcamena negli altri, però nella prima fase di gioco è molto versatile. Se lo incontrate, anzi, però, prima di incontrarlo c'è anche la possibilità di fonderlo abbastanza facilmente. Quindi lo consiglio. Togliamo questo. Con lui parliamo perché mi sta simpatico. Friendly. Se sai cosa è bene per te, cioè cosa non dovresti fare, cosa va bene per te, staresti lontano da me, giovinastro. Sta cercando di intimorirti. Dici. Fa finta di niente. Ah, insomma, hai un bel coraggio, ragazzo. Dimmi cosa vuoi. E di solito qua chiedo magnetite perché è la cosa più preziosa. Ora magari non più perché ne ho 98.000, al massimo è 900. No, scusate, il massimo è 99.999, oltre non va. Però c'è stato un momento in cui veramente chiedevo il pizzo di magnetite a tutti perché non sapevo quanto sarebbe cresciuto il costo di magnetite nel tempo e quindi ho deciso di portarmi avanti. Però a quanto pare il costo di magnetite cambia anche al livello del personaggio, quindi non cresce e basta. O presumo che diminuisca anche in proporzione, o comunque in qualche modo matematico, al livello del tuo personaggio, perché ha senso perché il tuo personaggio diventa più potente e quindi fa meno fatica anche a tenere attivi i demoni. Alright, beh, prendi questo. Però il massimo di magnetite che mi ha mandato è 1120. Non lui, perché dipende dal livello del demone. Non so, a volte poi non so se è un bug, ma a volte leggo dopo un combattimento: ah, 63.000 magnetite. No, aspetta, qualcosa che non va, perché ho detto così tanta magnetite. Allora, io ho fatto il corridoio, mi sembra di sì. Scusate, mi sono perso esplorando. Forse no, perché sono troppo vicino. Maledetti scontri casuali. Facciamo veloce. Un altro? Maniter. È un altro Bodhicongan, cioè è un simulacro. Tra l'altro so che simulacri ci sono, ma come personaggi NPC in Shin Megami Tensei 3. O comunque il concetto è simile perché sono corpi con un'anima dentro, comunque non. Ah, è il Werecat? Non so se ha qualcosa, è pura fantasia, ma a me piace pensare che nulla è al caso questo gioco. Werecat. Storia. Ah, ok, è una cosa abbastanza comune. Non mettiamo l'immagine perché Twitch potrebbe lamentarsi. Si vede un capezzolo. Qui dice: allora, le donne gatto, si potrebbe dire. Comunque sono donne. Donne gatto. Tra l'altro, a proposito di donne gatto, ho visto un film interessante, horror degli anni 60 giapponese, che sembra che si chiama La maledizione del gatto. Nero, non vorrei dire una cavolata, provo a cercare nei preferiti se ce l'ho. Lo trovate su YouTube? No, forse qua non ce l'ho, no, non l'ho sollevato qua. Proviamo una cosa. Black Cat Mansion. Si chiama Mansion of the Ghost Cat. L'ho scritto, è del 58. Lo scrivo, Mansion of the Ghost Cat. C'è una particolarità che mi ha sorpreso, ve lo consiglio se vi piacciono i film. Insomma, se siete curiosi, vi piace guardare i film. Per esempio, di recente ho visto The Haunting Presenze, cioè in realtà non è il Presenze del 99, ma The Haunting, che in italiano era Gli Invasati del 63. Io l'ho visto in lingua originale, molto bello, molta suspense in bianco e nero. E prima avevo visto. No, poco prima ho visto Guardie Ladri, che non è assolutamente horror, è una commedia che mi è piaciuta molto di Monicelli. Vabbè, comunque, Werecat, scusate, sto divagando. Werecat, allora, le donne gatto,
sono gli umani teriantropici. Dovrebbe fare. Al momento non so cosa significhi, chiedo scusa. Che penso che voglia dire umani misti a anima, forse non lo so. Che appaiono nei vari folklore in tutto il mondo, che sono apparsi per vari secoli in vari folklore in tutto il mondo, ecco. Tuttavia, il vero termine Werket, è stato usato, cioè, si potrebbe dire gatto mannaro in questo caso, è stato usato solo nel tardo del XIX secolo, alla fine del XIX secolo. Ci sono molte versioni di questo essere, che derivano da gatti domestici, che, no, che diventano da gatti domestici a insomma, creature molto più minacciose. E si contano anche altre varianti come il lupo mannaro, l'orso mannaro, eccetera. Può essere definito come un umano cambia forma, con l'abilità di trasformarsi in un tipo preciso di gatto, qualche volta più grande della sua controparte effettiva. Durante i processi alle streghe in Europa, la dottrina ufficiale della Chiesa. Insomma, aveva dichiarato che tutti i mutaforma da gatti mannari a lupi mannari erano streghe e dovevano essere quindi processate. In Cina erano chiamate tigri mannare. Questo l'ho visto in un libro che sto leggendo che si chiama, è una serie di romanzi scritti da un olandese, ma sinologo, quindi estremamente competente in ambito di cultura cinese, storia cinese e giapponese. Nei romanzi si prende un po' di libertà per giocare, quindi non sono storicamente accurati al 100%, ma lui lo sa benissimo. E c'è un romanzo che si chiama appunto, che sto leggendo ora, che è I delitti dell'oro cinese, li trovate proprio in italiano, che sono gialli appunto cinesi, e come protagonista c'è il giudice Di, che è un magistrato, e tra le creature di cui parla si dice tra le leggende proprio che c'è una tigre mannara nella foresta. In Cina sono chiamati poi, sì, erano, si riteneva che fossero umani che erano caduti vittima di una maledizione dovuta per eredità o per spiriti malvagi. Andiamo avanti qua. No. Finito. Krogul. Andiamo avanti, sperando di non trovare altri. Ok, speriamo che sia quello giusto. Forse no. Mannaggia, scusate. Faccio ricorsa, eh. Troppo qua è tutto uguale. Dritto, 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 dritto. Dai, ancora tu. Talk. Sono di buon umore. Ah. Ah, perché ce n'è uno? Cushioned. Sì, da quando? Ma non lo voglio. Forse si è infilata dentro perché alcuni demoni hanno paura, hanno talmente paura che si autoinvitano nel party. Va bene, Rax, prendiamo sta cosa. Benvenuto. Ah, qui si scambia. Il diamante per il Soul Incense per liberare un'anima della ragazza del Low Hero, quindi l'eroe legato alla parte leale. Direi che possiamo finire con uno scontro perché c'è una figura particolare questa puntata, così non facciamo troppo tardi. Anche perché io sono un po' febbricitante, non sto male, ripeto, però non vorrei fare tardi per niente. Tanto vi ringrazio per essere passati, anche se per poco. Momonofu, parliamoci di nuovo. Prendere, sì. Ah, dice, qui c'è la stessa cosa di prima. Actan Phase. Ah no, qua non, gi girava male. Purtroppo. Ancora tu? Loro ti danno i soldi a volte. Ho scoperto per caso. Ma preferisco così. Guardiamo la mappa perché riconosco subito dove c'è il teletrasporto. È dietro, esatto. Ancora tu. Ah, qui fai. Sei gentile. Ecco, loro proviamo a fare. Ah, lower.
Ah, qui si dice che sei un Gaian, anche se non è vero, ti danno i soldi. Boh. Fatto. Ancora un uomo nuovo. Non fare lo stronzo. Fare lo stronzo. Ok, magnetite. Alright. Sempre la stessa quantità di prima. Ok. Andiamo a Roppongi. Pam 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 pam. Magari per evitare. Volete vedere la scena? I pochi che sono qua vogliono vedere la scena in cui si libera lo spirito? Perché Roppongi praticamente è un regno ideale sulla carta, ma in realtà c'è tutto un mappazzone dietro. Perché sembra che sia l'unica cosa zona sicura, ma invece ovviamente c'è la. C'è l'inghippo. E se ora incontriamo qualche persona qua, ci si rende conto subito del tipo di inghippo. Allora, per andare a liberare l'anima, devo entrare nel centro che c'è il bar. Quindi adesso devo andare a sinistra. Tra l'altro, in questo a Roppongi ci sono delle piastrelle, quindi delle tile, no? Che ti avvelenano. Hanno possibilità molto alta di avvelenare uno o più membri del party. E non sono segnate anche dopo che ci sbatti su. Un po' bastardo il gioco in questo senso. Qua non ci sono al primo piano, mi ricordo, ce ne sono ai piani seminterrato, il secondo, il terzo no, mi sembra ricordare, mi sembra. Allora, adesso usciamo a sinistra e entriamo, ok. Questa, la nuova versione di questo brano, questo non ci interessa come demone, la nuova versione di questo brano in Shin Megami Tensei 3 è veramente bella. Me la ricordo ancora quando l'avevo provato. Ok, qua si va qui, possiamo fare. Un media. Così, tanto lo scontro non è difficile. Tanto. L'unica incognita. Ho slotato la porta. L'unica incognita è Mudo, che è la maledizione che ti. Insomma, che ti può annientare subito. Questo dovrebbe essere un uomo, ma c'è un problema. Infatti c'è ancora la descrizione. L'uomo vestito di nero, cioè con un vestito nero. Ma non è più un uomo. L'illusione è stata sventata. Ma ancora gli zombie, dai. Mi davano un'esperienza già 30 ore fa. Perché me li poi ancora? Che questo adesso donna. Insomma, cioè, è un demone. Dice, ah sì, cioè Nika diceva era stata posseduta da un demone e hanno dovuto rinchiuderla, altrimenti aveva fatto casino, insomma, e distrutto il posto. Mi dispiace per lei, ma non c'è molto da fare, non c'è molto che potessero fare per lei. Questo posto è governato dal Black Baron e dal Black Count. Il Black Baron è Belial, e Black Baron, che adesso vediamo, invece ha un altro nome, che però è un altro. È un conte infernale, se ricordo bene, quindi proprio fa parte del folklore nostro, penso. Qui c'è una ragazza imprigionata. Lei dovrebbe essere appunto la ragazza dello hero, quindi dell'eroe, del coprotagonista leale, quindi insomma quello che fa buone azioni, insomma, perché in questo gioco. Così come penso in altri Shin Megami, c'è sempre. Tu sei sempre accompagnato da personaggi che hanno un orientamento piuttosto che un altro. Infatti, il Chaos Hero mi ha lasciato perché non ho finito un personaggio dopo un combattimento. Ha detto: no, ma come? Ah, no, Luca, non hai. Non sei abbastanza duro, non posso perseguire il mio obiettivo con te. E mi ha mollato. Dice: no, stai via, allontanati, non avvicinarti. Anche se sembro come prima, in realtà non lo sono. Non sono sopravvissuta alla bomba. The bomb, qua dice, in realtà sono tanti missili che hanno lanciato. Che nel mio caso hanno lanciato durante lo scontro con l'ambasciatore americano Tormund. Tra l'altro contro Thor. Sì. Sono morta nello scoppio. Lo so che non sembra così. Questa città non è altro che una città piena di cadaveri. I morti sono rianimati e sono tenuti in vita. Dal Conte Rosso e dal Barone Nero. Anch'io sono stata riportata in vita in una body Conan. I body Conan non li abbiamo incontrati, ma praticamente sono dei simulacri, sono dei nemici che si incontrano anche alla fine, che qua sono
Praticamente sono delle. Sono visti come delle donne col vestito rosso. Praticamente, se vi ricordate, il Man Eater di prima è identico al vestito rosso. Invece il Man Eater ha il vestito verde chiaro. Lo sprite è identico. Ma a differenza degli altri, le memorie della mia vita sono rimaste. È per questo che mi hanno rinchiuso qui. Siccome sono un po' di cogna, non posso morire e sono intrappolata. Solo incense. Se solo avessi un po' di incenso dell'anima, potrei essere liberata. Per favore, uccidimi. Will you use? Ah, il mio corpo! Ah! Cosa succede? Devo combattere, mo? Ah no, grazie. Ora posso andarmene. Mi sento in pace. Ricordiamo un gioco Super Famicom, eh? Prima di Final Fantasy VI e quel che magari anche loro davano scena, mettevano in scena l'Apocalisse, però prima c'è stato Shin Megami Tensei. E prima ancora Megami Tensei. Non so quanto andava oltre Megami Tensei come contenuti. E adesso possiamo andare dal Black Baron, che è al secondo piano. Sì. Che palle. Quando sono sdraiati perché si addormentano, ho i proiettili soporiferi. Anche questo mi sa che è una specie di Body Conion, ma cerchiamo. Come si chiamava? Obatian. Non la trovo. Anat. No. Questo è un nome strano rispetto alla wiki, purtroppo. Allora, andiamo avanti. Allora, secondo piano. Qui c'è un ascensore, però in realtà dipende da quanto è vicino. Down up. Potrei andare all'ascensore. No, per più vicino. Sono più vicino alle scale. Ecco, Body Conion è così, ma col vestito rosso è uguale. Ovviamente anche nel livello, però, è delle abilità diverse. Non interessanti, però. Ah, questo è interessante. Lo trovo. Lui l'ho avuto, mi sembra, nel party per un po'. Non era male. Baiko. Sì, l'ho trovato. Oh, che bello. Vediamo un po'. Allora, The Bicock or oppure Pauguk, Paguk, Baguk, Baka, Bakak, nella lingua Ojibwe, non so come dirlo, e Pakak, nella lingua Algonquin. Algonquin cos'è? Star Trek? No, scusa. Related to the. Ha un dialetto Ojibwe, spoken French. Ah, francese e inglese. Interessante, Quebec e Ontario. Ah, è da qui che arriva il Quebec qua. Che non capivo una mazza quando ero in Canada. The Bicock is a character. Il Bicock è una figura dell'Adisokan Anishinaabe, che si dice che voli attraverso le foreste delle regioni dei Grandi Laghi, è pieno in Canada. Gli strilli del Bicock sono descritti come molto acuti, credo. Sono descritti come la morte nella canzone di Yavata. E si dice che appaia come una figura scheletrica particolarmente emaciata, con una pelle traslucida e sottile, e degli occhi e dei puntini rossi, insomma, sfavillanti per occhi. Il Bicock si attacca solo i guerrieri, ma lo fa in maniera così, insomma, senza, così istintiva, così crudele, e usando frecce invisibili, o picchiando la sua preda a morte con una mazza. Dopo aver paralizzato o ucciso la sua preda, ne divora il fegato, ne divora il fegato della vittima. Che simpatico! Allora, direi di parlarci, perché il fegato è importante.
fa niente, anche se fai attack puoi ancora fare talk. Alcuni fanno attack solo per sentire la musica. Friendly. E io sono uno della grande razza degli, dei cacciatori, quindi. Vuoi una dimostrazione del mio potere? Prova a intimidirti. Fa finta di niente, insomma, non farti impressionare. Se hai qualcosa da dire, vieni qua. Ti dice di avvicinarti. Questo spesso diventa un problema perché ti attacca. Sono rari i demoni che apprezzano questo gesto. Io di lui non mi fido, quindi. Non ho nulla da dire a un codardo come te. E qua dice: ah, non vogliono parlare, vogliono solo il tuo sangue, non c'è problema. Morto. Anche perché era da solo, quindi. Ora devo andare. Up, ok. Ok. Allora qua bisogna andare in una stanza. Dov'era? Che ieri l'ho cercata apposta perché non volevo perdere tempo oggi. Allora qua c'è la stanza. Allora mi sa che è nel seminterrato. Sì, è nel seminterrato. Dov'è l'ascensore qua? Sì, mi ricordo che è nel seminterrato. No, però l'ascensore è rischioso qua perché ci sono le trappole avvelenate. Tra l'altro la cosa un po' brutta è che se tu arrivi in una zona nuova e esci da un ascensore, dalle scale, da fuori, il gioco non è che dice vabbè, sei arrivato da lì, te lo segno. Dietro, vai indietro. E solo allora il gioco segna. Ah sì, questa è l'entrata, grazie. Appena usata. C'è sta cosa qua. Dopo un po' me ne sono accorto. Allora qua prendiamo l'ascensore, direi. Oppure... No, no, andiamo a destra comunque. Sì. Ancora tu? Ancora? No, Pisacca non lo cerco, vi risparmio, voglio finire... Finiamo la diretta. Piccolo scontro. Ancora. Paralyze? No! Però io sono, c'ho un oggetto. Chi è che mi ha paralizzato? Forse prima un... Dispar. Tra l'altro c'è anche uno Bind. Ma Bind si toglie con Dispar? Non credo. Non credo. Devo sne fuck merda. E... Paramoody. Poso Moody. Un effect, ah mannaggia. Speriamo che si liberi, perché si possono liberare. Nel frattempo... Andiamo giù. Allora, qua ci sono dei cosi avvelenati. Allora, la stanza in cui devo andare è quella lì in alto, a destra, cioè quella in alto, sì, leggermente a destra. Non mi ricordo dove ci sono i cosi avvelenati, penso che il gioco voglia farmi fare il giro lungo, ma io dico di no, uso le magie, sì, esatto. Power was poison, satri was poison. Dai. Ah, con lui posso parlare che ce l'ho. No, fa niente. E larve l'altro, vedete che c'è la criniera nera. Ancora. Facciamo escape. Con lui si può parlare. Mi ha dato anche un po' di 1411 mag, un nuovo record. Perché banalmente ce l'ho nel party, quindi dice: ah, ma tu hai, avete letto, 64.000. Per me è un bug. Mi ha dato... Ah, però adesso ho 980.000, potrebbe essere. Ma per me è strano che ti dia così tanto magnetite a caso. Per me è un bug dovuto alla... Boh, forse alla traduzione, non so. Hanno smanacciato troppo. Dai.
Però è che quando fai getaway vai indietro anche di uno. Vai, che palle. Ah, adesso, ok, questa è la porta, allora. Magic. Nika. Pose Moody. Ah, tutti. Mannaggia. Allora, visto che tanto non penso di salvare, visto che sono perso anche un po' di volte, faccio... Ah no, però... Ah, Dispoison, dovrei averlo. Dispoison, sì. Ok. Così non usiamo... Ah, Distone. No, ma Stone è... Petra. Posso provare. Ma non penso funzioni. Ma poi sono che scemo che ti uso... Cose su così le oggetti su. Proviamo. Distone. There was no effect, esatto. Non funziona. Magic speed. Somma bid. No, niente. Direi che possiamo usare un media per curare tutti. E poi andiamo allo scontro. Se non ci interessa. Ah, quello è nuovo, ma Spirit Phantom. Non so quanto. Ecco lì, forse non devo fare auto. Vai. Ma come defend? Perché ha messo defend? Ha messo defend con auto. Ma chi te l'ha detto? Ma chi te l'ha detto di mettere defend con l'auto? Vabbè. No, sotto al boss, mi spiace perché... Cazzo, mi hanno salvato. Perché adesso defend? Non ho mai scelto defend. Vai. Adesso non posso neanche smettere? No. Vabbè, non finirà mai perché... No, in realtà finisce com'è che muoio perché... Metto sempre difendo, va bene. Comunque era un esperimento. Questo succede quando gioco in diretta perché mi distraggo. Scusate, intanto posso mettere in pausa. Se faccio così. E così ritorniamo. Ah, ecco, volendo posso fare direttamente lo scontro. Da qui. Senza liberare la... Intanto è una cosa... Diciamo... Ok. Devo andare di sotto. No, di sotto. No, perché... Ma chi... Fatto by... No, non ci voglio curarmi, mi dispiace. Allora. Andiamo di qua. Allora, devo andare... Perché sono andato di qua, che scemo. Andare di qua. Dovrebbe essere di qua. Ah, Bodycon, eccolo qua. Sito rosso. Vedete, danno poco perché... E di qua. Dai. E qui capite quanto serve quello del che ti impedisce di avere incontri casuali. Allora, io ho fatto un... Vabbè, non salvo. Poison, va bene, va bene, va bene. Qua. Mamma mia. Oh, tutte, eh. Tutte. Magic. No, magic no. Item. Use. This boys. Questo è il primo dungeon, tra l'altro, che ha ste robe dell'avvelenamento. Il This boys non costa veramente niente, 50 macca, credo. Una cosa di ridicola. È più il rischio che ti riempi l'inventario. Va bene. Sì, siamo messi bene. Ecco qua. Lui è Black Baron. Ah, sei venuto a salvare il tuo amico, eh? Che sarebbe l'eroe leale, il low hero. Beh, mi spiace, insomma, darti una delusione, ma è già morto.
e il suo corpo non esiste più, perché lui praticamente, per mantenere questa illusione, prendeva l'anima insieme al Red Baron e distruggeva il corpo originario e creava appunto dei simulacri da mettere in questa città modello, comunque una città falsa. Volevano creare questa illusione per una bambina, che anche la bambina in realtà è un'illusione, non ci ho capito tanto bene, si chiama Alice, però anche lei, una volta che sconfigge uno dei due, scompare, quindi presumo che, che anche lei fosse frutto comunque del loro potere. Devo dire comunque, tuttavia devo confessarti che il fatto che sia venuto da me mi fa risparmiare un bel po' di tempo, più anime fresche per me. E vi si trasforma in Nebiros. Allora, Nebiros è una figura molto... Prima ho detto Belial, anche Nebiros non è da meno. Facciamolo vedere, che è molto bello. Questa è un altro artwork che è simile a quello che si vede adesso, quindi è una creatura ammantata. Facciamo vedere, questo è Bacco, come si chiama? Biacoc. Eccolo qua. Leggiamo un attimo. Allora, lui è un po' denso. Allora, Naberius, noto anche come Cerbero o Naberus, è il 24esimo spirito demoniaco della Ars Goetia. Raffigurato come un cane a tre teste, un corvo, una gru nera o un una cornacchia. Ha una voce roca, ma si presenta in maniera eloquente e amabile. Insegna le arti del grazioso vivere. Questo non so cosa intenda, magari le buone maniere. Bon ton. Si pensa che sia il più valoroso marchese dell'inferno ed ha 19 legioni di demoni sotto il suo comando. Si mischia in tutte le arti. No, rende gli uomini insomma competenti in tutte le arti e le scienze, stando a molti autori, ma specialmente nella retorica, parlando sempre con questa voce qua. Fa recuperare anche dignità perdute e gli onori, tuttavia, per quanto in realtà, stando a John Viewer, in realtà fa esattamente il contrario. Riguardo al suo nome, non è chiaro se sia associato con il mostro greco Cerbero. Si dice che nel 1583 John Viewer lo considerasse come entrambi, cioè considerasse Cerbero e lui, quello che vediamo adesso, come lo stesso demone. Diceva, vabbè, qua c'è un po' di Old English che in realtà ridice le stesse cose che ha detto prima, proprio pari pari. Il Grand Grimoire riguardo Nebiros, colloca Nebiros come il maresciallo principale di campo, cioè della battaglia, ispettore generale delle armate degli infernali, ed è anche uno dei sei grandi generali. Può essere evocato per infliggere dei mali su chiunque, per scoprire la mano della gloria. Insegna il mistico, l'occulto, la qualità del misticismo e dell'occultismo di tutti, riguardo gli animali, le piante, i minerali, e dà anche consigli riguardo la necromanzia. Uno dei tre nobili della Goetia, sotto il suo diretto comando, è Naberius. Questo suggerisce che il Grand Grimoire, che l'autore del Grand Grimoire, usava queste due differenze, quindi Naberius e Nebiros, per distinguerli, erano diversi. Entrambi sono subordinati di Glasia Labolas e Hyperus, che entrambi sono segnati, ma evitiamo. Tra l'altro, questo è solo in Demi Kids, quindi non ci interessa. Che bella roba per i bambini. Hyperos invece c'è in Tokyo Mokushiroku e basta. Ok, va bene, facciamo questo scontro e buonanotte, io mi riposo perché sono un pochino leggermente febbricitante. Allora, per questo scontro, siccome lui è mudo, io posso lanciargli come si chiama? Mazionga,
che non fa molto danno, però paralizza per shock. Quindi questo significa che ogni turno lui non può fare quello che vorrebbe, che è molto utile, perché Mudo è una delle due maledizioni, l'altro è Ama, che se non hai resistenza o riflesso, ti secca con un colpo, insomma c'è una possibilità che succeda. Allora, cominciamo con Sword, perché il protagonista ha una spada molto forte, l'ho trovata per caso. Lei fa invece Ziong. Ouroboros comincia a... ecco, cominciano le sigle. Tauro è la forza. Kage aumenta il party, diminuisce l'avversario. Tutto l'avversario, quindi questo coso è uno. Ma se era un party intero, lo facevo con tutti. Rei comincerei con diminuire la difesa. Aumentare la nostra difesa. Ho sbagliato, quindi adesso devo rifare. Scusate. Perché se fai rifare sull'ultimo e dici ok, no, te lo fa rifare purtroppo. Quindi se sbagli giusto lì è un problema. Allora, diminuiamo la sua forza. Anzi no, aumentiamo la nostra forza. E aumentiamo la nostra difesa. E diminuiamo la sua difesa. Cominciamo così. Ziong. Vedi, non ha fatto niente, ma è into shock, quindi non può attaccare. Meno difesa. Rakukaja più difesa. The group's defense power up. E io attacco e comincio a fare 145. Gun, scordando i commenti, non so se c'è qualcuno o no, ok. Ma non è un problema, era una puntata improvvisatissima. Non è puntata di videogiochi su fa. Allora. Sword, Magic, tu fai ancora Ziong, per piacere. Poi Power è molto forte. Power è veramente forte. Tra l'altro Power, non l'abbiamo detto, è uno degli angeli... in realtà si potrebbe dire l'avanguardia. Però è molto forte. A parte comunque della nostra cerchia, diciamo. Allora, tu fai... Siccome lui non attacca... Aumenta la mia forza. E aumenta la mia forza ancora. E diminuisci la sua difesa. Buono che... Guardate, da 125... Da 125, 130. Comunque adesso sono 266. Fondamentale. Fondamentale diminuire le caratteristiche. Voglio mettere questo in primo piano. Ancora Sword, tu fai ancora Ziong senza lamentarti. Ouroboros potrebbe fare ancora aumentare la mia forza. Tu però attacchi Power questo turno e quasi quasi tu fai Raccoon, diminuisci ancora la difesa l'ultima volta, perché non so quante volte puoi farlo. Sicuramente penso ci sia un limite, perché altrimenti è tutto continuo, insomma. Un po' esagerato. 367, quindi 367 più 250 più 135. Mi sembra che lui ha 1200, mi ricordo. Ah, vedete, anche il power è forte. Ah sì, era intorno ai 1000. 1200, 1300. Sconfitto, vedete. Come diceva Edoardo, buff the buff fondamentali. Se avete un party con buff e debuff, fate tutto. Perché, tra l'altro, in combinazione col fatto che lui, siccome è da solo e non è invulnerabile alle scosse, io ogni volta... fa come Wario. Ricordate il gioco per Game Boy. Allora, siamo in pochi, ma fa niente. Vorrei comunque fare un redino, perché è giusto. Ah, qui dice Nebiros, dice, dovevamo riportare in vita i morti. Avevamo bisogno della loro forza vitale per proiettare questa città illusoria per Elis. Era tutto per Elis. E cosa abbiamo fatto di sbagliato? Cosa c'è di male nell'investire tutto te stesso, cioè tutto, nel rendere felice colui a cui vuoi bene? E questa è l'anima di Salvatore, che era stata catturata. C'era proprio questa... c'è stata questa scena che mi ha spaventato quasi, perché c'era lo sprite del conte nero. E a un certo punto ste manone sono apparse, così, e si è preso Salvatore ed è scappato via.
Tanto Salvatore è un omaggio a Salvatore di Carcasso Horror Podcast, di cui facciamo uno shoutino. Invece l'eroe più l'eroe caos si chiama Mario, che ogni tanto ha partecipato alle nostre puntate, e Luca sono io. Nika invece è Nick, che ha partecipato alla puntata con Terranigma e che è appassionatissimo della serie. Allora, continuiamo qua. Grazie Luca, grazie a te. Hai liberato la mia anima, perché la prigioniera, per poter essere usata, insomma, per riempire l'involucro che somigliava a lui nella città. Ti sono per sempre debitore, grazie. Ora posso continuare il mio viaggio nell'aldilà. E qua ci sono rimasto perché pensavo di salvarlo ieri sera. Il mio unico rimpianto è che non sono riuscito a salvare Nika. Questo dialogo probabilmente cambia se la salviamo prima. Infatti è quello che voglio fare, per questo non sto salvando. Ora devo andare, addio. Questi qua li vedi anche nell'introduzione col labirinto. Messaggero di Dio si chiama. E non di Akal, proprio Yahweh, penso sia. La fede di Salvatore in Dio era veramente forte, la sua anima è veramente meritevole per essere portata, per essere, insomma, sì, per poter mettere piede, no, per essere messo a fianco di Dio, si potrebbe dire. Porterò la sua anima su in paradiso, non piangere, poiché servirà a Dio felicemente per sempre. Un altro motivo per cui questo gioco ha un problemino di localizzazione e di esportazione, che però poi sono usciti per iOS e Android, non so con quale traduzione, però sono usciti e sono anche spariti, penso, perché non so se oggi sono ancora reperibili. Sapete che purtroppo la obsolescenza dei giochi per dispositivi portatili è un po' elevata. Comunque tanti giochi in un certo periodo sono spariti, magari si può recuperare. C'è uno che aveva fatto tutto un lavorone, non mi ricordo come si chiama, di recupero di questi giochi, forse c'è anche quello.